Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere, come avete visto all'inizio, come si effettuano i titoli di coda. Allora, innanzitutto apriamo il nostro Premiere. Andiamo a creare una nuova sequenza che chiameremo titoli di coda. Ok. Dopodiché andiamo sullo spunto di finestra, selezioniamo grafica essenziale, qui di fianco andiamo su modifica e qui andiamo a fare il nuovo livello. Lui ci propone varie soluzioni, noi andiamo su testo, selezionando lo strumento testo qui andiamo a cliccare nel monitor. Ingrandiamo un po', così si vede meglio. Ok, qui io adesso incollerò questo che sono dei titoli di coda di un film, giusto per esempio. Comunque ve lo metto in descrizione nel caso vogliate fare delle prove, così potete scaricarlo. Allora, abbiamo incollato il nostro testo, però lo vogliamo innanzitutto centrato in questo modo. Andiamo a centrarlo in mezzo. Noi naturalmente vogliamo che il titolo scorra, no, adesso è statico, quindi usciamo dall'immagine lì facendo un click fuori dal testo e andiamo a mettere la spunta su scorrimento verticale. Ora vedete che se andiamo a muovere il cursore, il titolo parte dal basso e va verso l'alto. Se ci sembra che vada troppo veloce, perché in effetti è molto veloce, non si riesce a leggere, ci basterà solamente andare ad allungare la lunghezza della nostra traccia e, come vedete, lui in automatico adatta il tempo di durata alla lunghezza della traccia che gli andiamo a dare. La cosa bella di grafica essenziale è che possiamo andare a inserire anche un logo, un'immagine o qualsiasi cosa vogliamo. Ci basterà andare sempre su grafica essenziale, modifica, facciamo un nuovo livello e andiamo a fare da file. Andiamo a selezionare, io seleziono il mio logo, importa, perfetto. Vedete, lui ce l'ha già ancorato al titolo. L'unica cosa, adesso lo vado a rimpicciolire un po'. Ok, vado a spostarlo un po' più in basso, centrato, perfetto. Bene, e qui ci dà la nostra immagine con il nostro logo. Volendo possiamo andare a inserire anche, andando aggiungi livello, rettangolo, ok, ce l'ha dato qua sopra. Andiamo a prendere, lo portiamo in basso, tipo qui, vedete che ci dà anche la posizione di mezzeria, poi andiamo a abbassare, ci avviciniamo un attimo. Vado a vedere meglio, andiamo ad allungare,
lo centriamo, facciamo adatta e possiamo usarlo come separatore volendo dalla nostra dai tra i titoli di coda e il nostro logo, insomma è abbastanza personalizzabile. Vedete, così c'è il separatore e il logo sotto. Bene, questo è quanto per il tutorial di come fare un titolo di coda scorrevole, appunto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!